Un cavallo dispettoso. Sara è affacciata alla finestra e papà sta lavando i piatti. Papà, vieni a vedere, c'è qualcosa di strano in giardino. Cosa c'è, Sara? Le chiede il papà senza nemmeno voltarsi. Un cavallo, risponde Sara. Un cavallo? Esclama papà. Sì, e poi? Ma c'è davvero un cavallo, papà, dice Sara, e sta mangiando i tuoi fiori. Sei sicura che non sia un elefante come l'ultima volta? Le chiede papà. Poi asciuga le mani ed esce dalla cucina. Quando papà è uscito, Sara apre la porta e parla con il cavallo. Vattene, non puoi restare nel nostro giardino. Ma il cavallo fa finta di niente e si avvicina alla porta ed entra in casa. Oh no, esclama Sara, non posso lasciarti entrare. Con chi stai parlando? Papà chiama Sara dal piano di sopra. C'è qualcuno alla porta? È solo il cavallo, risponde Sara. Ah, va bene, dice papà. Presto, vieni ad aiutarmi a mettere in ordine. Il cavallo entra in cucina e si guarda intorno. Appena vede il cesto della frutta, addenta una bella mela. Poi ne prende una rossa e fa cascare tutta la frutta per terra. Quando ingordo! Esclama Sara, raccogliendo la frutta, ma il cavallo fa finta di niente. Continua a masticare la mela e poi assaggia un'arancia. Ma l'arancia non gli piace e la sputa sul pavimento. Sara, dove sei finita? Urla papà. Ma papà, c'è! Incomincia Sara. Lo so, un cavallo, risponde papà. Adesso lascialo lì e vieni ad aiutarmi a cambiare le lenzuola. Sara corre su per le scale e il cavallo la segue. Il cavallo vede papà in camera da letto e si nasconde nella stanza di Sara. Guarda fuori dalla finestra e sbuffa forte dal nasone. Non sei di grande aiuto questa mattina, dice papà. Sara sospira. Mi dispiace, risponde e mette a posto il cuscino della mamma. Poi tira su le coperte insieme al papà. E adesso il lavoro numero 3, dice papà. Cos'è? Chiede Sara. Passare l'aspirapolvere in salotto, risponde papà. Vuoi rimanere in camera tua nel frattempo? No, si affretta a rispondere Sara. Non posso, c'è il cavallo, me ne dimentico sempre, dice papà sorridendo. Sara decide di andare a controllare cosa succede nella sua camera e fa bene. Perché il cavallo ha acceso la radio e balla sul tappeto, facendo una gran confusione. E adesso cosa combini? Gli chiede, ma il cavallo continua a fare finta di niente. Subito dopo entra nella stanza di mamma e papà. Si infila nel lettone e si addormenta con l'aria beata. Ma il peggio arriva quando si rivolta sulla schiena e muove le zampe, come se non bastasse, sventola la coda, facendo cadere dal cassettone i profumi della mamma. Sara non ne può più e decide di scendere a chiamare il papà. Papà ha finalmente finito di passare l'aspirapolvere. Papà, il cavallo è entrato anche in camera. Dice papà. Come non detto? Risponde Sara. Si è accorta che papà non l'ascolta. Papà entra in cucina e vede che il cesto della frutta è vuoto. Sara, dove sono finite le mele? Urla. E cos'è questo impiastro sul pavimento? È stato il cavallo, dice Sara. Ha divorato tutta la frutta. Papà ha davvero l'aria arrabbiata e si mette a pulire, butta l'arancia nella spazzatura e passa lo straccio per terra.
Ora mi rilasserò un po' in giardino. Appena è uscito il papà, il cavallo torna al piano di sotto, nitrendo rumorosamente, e Sara si copre le orecchie. Papà, è sull'altro lato del giardino, gli dice. Ora, per favore, vai via senza farti vedere. Il cavallo trotterella allegramente sul viale. Poi scavalca il cancello con un salto e se ne va al trotto. Papà osserva i suoi fiori sconsolati. Mi sembra di sentire un cavallo trotterellare. Chi avrà distrutto le mie rose? Sara sospira. Il cavallo è frutto della tua immaginazione, papà, gli dice. Poi torna in casa a mettere in ordine le camere da letto prima che torni la mamma. Per fortuna il cavallo ha combinato qualche guaio in meno del gorilla di ieri e dell'ippopotamo dell'altro ieri.